Questa conferenza stampa che è stata richiesta dai dipendenti del Teatro Regionale Alessandrino. Io in qualche modo rappresento la Commissione Cultura del Comune, insomma la Commissione, parlo un po' a nome di tutti, che ha insediata, ha affrontato da subito questo, il tema del teatro di Alessandria, di cui conoscete tutto, ma ritenendo sia la vicenda del teatro sia la vicenda dei lavoratori assolutamente un elemento fondamentale non solo per il Comune ma per la città di Alessandria. Io inquadro solo in modo che abbiate tutti gli elementi che comunque ho visto già li conoscete, ma per un'ulteriore precisazione. Allora, i dipendenti del TRA sono 14, nel senso che il signor Roberto Bottamino è stato assunto al Comune di Valenza. Segnalo questo aspetto perché il Comune di Valenza era uno degli enti insieme uno dei soci insieme al Comune di Alessandria, la Regione e la Fondazione, era uno dei soci del TRA. Per quanto riguarda gli altri 14 dipendenti, naturalmente informazione che voi conoscete ma è giusto ribadirla, i contratti di lavoro in essere per questi lavoratori naturalmente permangono e continuano. Il numero maggiore riguarda i contratti a tempo, sono tutti contratti a tempo determinato, anche per la parte maggiore i contratti part time nei confronti dell'AMAG. Voi sapete che anche l'AMAG a suo tempo aveva fatto per un po' parte insomma del TRA. E poi ci sono due lavoratrici che hanno contratti, anche questi a tempo determinato, con il Teatro Regio e con il CISAC. Quindi insomma, l'attività di questi lavoratori con queste caratteristiche, che il lavoro per quanto riguarda AMAG è un lavoro part-time, proseguono. Arriviamo all'oggetto che ha determinato la situazione, cioè il perché sono state inviate le lettere di licenziamento che naturalmente decorrono dal primo di settembre di quest'anno, e la motivazione è questa, una motivazione che diciamo un po' ha sorpreso, e soprattutto per il periodo in cui avviene, ma però insomma è legata a un fatto molto molto preciso, cioè l'ultimissimo decreto del governo sulla cassa integrazione in deroga, un decreto che ha avuto una lunga gestazione, ma adesso è stato definito, è stato pubblicato, anzi in via di pubblicazione, poi è deciso, ha escluso sostanzialmente la possibilità di continuare la cassa integrazione in deroga per quelle realtà, quelle società, quelle aziende che sono in liquidazione. E questo fatto della liquidazione del TRA, credo che voi ve lo ricordiate, fu a suo tempo, più di un anno e mezzo fa, preteso dall'allora Regione Piemonte, in particolare dall'assessore alla cultura Coppola. E ricordo che non avevo ancora questo incarico. Ci fu un incontro in prefettura e l'allora assessore alla cultura pretese, prima di qualsiasi altro impegno da parte della regione, che ci fosse questa liquidazione. Devo dire che da allora, nonostante la regione fosse stata più volte invitata a fare la sua parte rispetto a una fondazione che la vedeva tra le protagoniste, sostanzialmente da allora in avanti c'è stato un disinteresse completo da parte della regione e del presidente Conte. Allora arriviamo alle lettere. Voi sapete che per effetto della liquidazione che poi c'è stata, il tribunale ha nominato un commissario. Il commissario è l'avvocato Bellato, che deve seguire questa fase. E rispetto a diciamo, questa decisione sull'avvio delle lettere di licenziamento, l'avvocato è stato sentito dalle organizzazioni sindacali, è stato sentito dal sindaco, è stato sentito dal nuovo assessore regionale al lavoro,
però insomma tutti hanno verificato che, stante la dimensione e le caratteristiche del decreto, non era possibile, non era consentito al commissario fare una scelta di tipo diverso, perché sennò avrebbe, come dire, probabilmente rischiato se medesimo. L'assessore regionale del lavoro ha cercato di verificare al Ministero se la situazione particolare della fondazione tra quindi le questioni legate alla continuità della bonifica, della ripresa, potevano in qualche modo verificare qualche eccezione, però non è stato possibile, il periodo feriale non ha, per cui c'è stata questa decisione e quindi le lettere sono arrivate ai lavoratori. Ad oggi, quindi, qual è la situazione? Beh, la situazione, noi lo sottolineiamo, vede ancora una volta, diciamo, in particolare i dipendenti del TRA in una situazione molto molto delicata, che probabilmente per tanti motivi non si meritano, nel senso che la maggioranza di questi lavoratori oltretutto aveva erano sostanzialmente dipendenti comunali, come abbiamo già detto, avevano a suo tempo vinto un concorso ed erano stati per parecchi anni dipendenti del teatro municipale, quindi a tutti gli effetti, insomma. Allo stato però, col passaggio alla fondazione, questo elemento era venuto in qualche modo meno, e forse in allora, forse, dico io forse, perché poi parlare sul dopo è sempre molto facile, forse in allora, non, nel momento di quella definizione, non erano stati messi in opera tutti gli elementi, diciamo così, di garanzia dei lavoratori medesimi di fronte a una situazione che in quel periodo si pensava non dovesse verificare. C'era un grande entusiasmo da parte della Regione Piemonte per un impegno di farla durare almeno per 52 anni. Durata, eccetera. Allora, purtroppo le cose così non stanno e io vi ho detto prima, quindi noi siamo qui, sono soprattutto qui i lavoratori, i dipendenti del TRA, per vedere la via d'uscita, che per noi è assolutamente necessaria e indispensabile per tantissimi motivi, insomma. E quindi che cosa in questo periodo è chiesto che debbano fare i singoli soggetti? Per quanto riguarda il Comune di Valenza, vi abbiamo detto, assunto dipendente, centralinista, la Fondazione della Cassa del Risparmio, che è l'altro soggetto, sta finanziando la bonifica e ha continuamente garantito, insomma, un'attenzione anche quando una volta finita la bonifica sarà necessario, come dire, far riprendere, quindi ristrutturare il teatro medesimo. E vedo che ogni tanto si scrive da qualche parte, ma allora si riprende. Ecco, non c'è conoscenza di qual è la situazione di un teatro che è stato bonificato, che quindi è stato completamente in alcune parti ristrutturato e quindi destrutturato, e quindi sarà bisogno a suo tempo parecchie risorse per rimettere in piedi gli impianti. Però la Fondazione da questo punto di vista ha confermato le sue impegni. Per quanto riguarda il Comune di Alessandria, la proposta più logica che il Comune di Alessandria sta facendo e ha fatto in queste settimane in rapporto con la Regione, con le organizzazioni sindacali, è quella naturale, cioè quella più logica, quella di inserire, di passare a partire dal 1° di settembre i dipendenti del TRA nel polo culturale che è stato costruito, quello dell'azienda speciale Costruire Insieme, nella quale con le stesse tempistiche stanno passando i lavoratori che operano in attività culturali dell'ex ASPA. Quindi, perché questa operazione logica e normale sta creando dei problemi e delle difficoltà? Perché viene detto c'è da superare una sorta di vincolo giuridico, nel senso che l'operazione dipendenti ex ASPAL, ASPAL, Costruire Insieme è possibile perché si passa da una partecipata a un'azienda speciale del comune, quindi sostanzialmente, mentre la fondazione non è un'azienda partecipata dal comune, è una fondazione che ha i soci che vi ho detto e quindi insomma al momento rimane questo problema, insomma. Quindi arrivo all'incontro di oggi. Tocca in qualche modo alla Regione Piemonte, insomma, farsi carico di questa situazione. Ad oggi è il soggetto tra i diversi soci
che meno, come dire, ha dato segnali di. Siamo di fronte a un cambio naturalmente dell'amministrazione, speriamo che ci sia una maggiore sensibilità. I dipendenti del TRA avevano nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, incontrato il presidente, quello che poi è diventato presidente della regione, Sergio Chiamparino, in quel di Vignale, un incontro che era stato preparato da Franco Ferrari, l'ex direttore del teatro, che in quelle settimane correva per fare il sindaco, poi per oggi è sindaco, per tre voti è stato eletto, quindi c'è anche stato questo aspetto positivo che speriamo porti bene. Buongiorno. Trovi una sedia. Quindi diciamo tocca alla regione e da questo punto di vista le organizzazioni sindacali hanno richiesto, stanno richiedendo alla regione di concretizzare un incontro che si deve tenere qui ad Alessandria. Noi pensiamo che la sede possa essere anche quella della prefettura per dare il segnale anche di importanza. Naturalmente i tempi sono molto stretti, quindi c'è un contatto, sappiamo, continuo da parte del sindaco con l'assessore al lavoro, deve tornare dalle ferie a fine di queste settimane, quindi brevissimamente c'è bisogno di fissare questo incontro qui ad Alessandria per consentire di sciogliere in qualche modo questi nodi. Per in qualche modo manifestare un po' questa esigenza, i dipendenti del TRA hanno autonomamente deciso di inviare una lettera aperta, insomma, al presidente della Regione Piemonte, che poi hanno incontrato anche nelle settimane seguenti. Quindi quindi l'oggetto della conferenza stampa è questo testo di questa lettera. Direi a Paolo Chilin, a nome dei dipendenti, di leggerlo.